traduzione, vai! Max Pezzali nasce a Pavia il 14 novembre del 1967 e sviluppa da subito un'anima rock che asseconda insieme all'amico Mauro Repetto, creando un duo che inizialmente doveva chiamarsi Hip Hop, questo non lo sapevo io, Hip Hop, e che nel 1991 fa esplodere il festival di Castrocaro con il brano Non me la menare. Da allora la carriera di Max è sempre stata in continua salita, accompagnando le giornate di più di una generazione con brani diretti e mai scontati, un successo dopo l'altro. Chiusa l'era degli 883, si è fatto valere anche da solista dal 2004 appunto in poi, tra dischi di platino, Telegatti, Festival Bar e chi più ha più ne metta. Alla fine sono arrivati 50 anche per lui, ahimè, sì, no, nel senso, meglio che arrivino piuttosto che non arrivino, ed è qua a presentarci l'ultimo suo lavoro, che uscirà il 17 novembre 2017, quindi domani le canzoni alla radio, Mr. Max Pezzali. Grazie Francesco, grazie davvero. È sempre bello essere qui con te, perché è una botta di ottimismo e di energia, ecco. Allora Max, io direi, cioè, non potevi trovare il nome più azzeccato per uno che, porca vacca, dal 91 ad oggi gli ha cacciato un successo dopo l'altro. Ma insomma, ci abbiamo provato, ecco, ringraziando il pubblico siamo riusciti a, insomma, a fare delle canzoni che sono un po' rimaste nella vita delle persone. Ecco, ma di questa sfilza di canzoni che ci sono in due CD, sono 19-18 tracce, quindi ce ne sono tante, tra cui alcuni sono appunto inediti, altri invece sono canzoni appunto che hanno fatto la tua storia. Sì. Qual è quella canzone che, porca vacca, tu volevi far finire alla radio, ma nella radio non c'è finita? Beh, ad esempio, secondo me, tra le sette, ci sono sette canzoni inedite, no? Sì, quindi, sì. E poi ce n'è una, l'ottava, che io la chiamo l'ottavo inedito, che in realtà è un remake di una canzone che avevo fatto un po' di anni fa, che si intitola Tutto ciò che ho. Sì. E che ho voluto mettere in questo disco proprio perché non ce l'ha fatta. All'epoca non ce l'ha fatta ad arrivare alla radio. E adesso, secondo me, insomma, comunque vale la pena di riascoltarla, perché il testo è come se l'avessi scritto l'altro ieri. Quindi l'abbiamo risuonata, riarrangiata, rifatta, proprio per provarci un'altra volta. Provarci a farla finire la radio. Tu sei stato un precursore in tante cose. Secondo me sei stato anche il precursore dell'anti-idol, cioè di Messi, capito? Il grande fuori classe che però non vuole per forza farmi Jagger. No, certo, cioè, no, ma perché io non potevo fare altrimenti. Cioè, sono arrivato senza avere il physique du rôle della pop star o della rock star, ma neanche Mauro Repetto per certi versi, anche lui non è che fosse, però ci credevamo talmente tanto che passava tutto in secondo piano, e forse le persone ci hanno voluto bene anche per quello, perché eravamo un po' come loro, ecco, cioè si sono identificate in noi. E la seconda cosa incredibile che chi ascolta gli 883 anche inconsciamente ha capito, o consciamente, che per la prima volta c'era qualcuno che cantava le canzoni per i ragazzi, cioè sì, perché c'era. L'uomo canta sempre la canzone d'amore per la figa che si vuol fare, la ragazza. Invece tu cantavi le canzoni per i ragazzi. Sì, era, io riuscivo a scrivere solo del mio mondo, cioè che era un mondo molto piccolo, però che era molto legato a me. Io avevo provato a scrivere le canzoni come facevano quelli bravi, cioè, però non mi venivano brutte, e quindi, cioè, alla fine sono riuscito a scrivere solo così, raccontando la mia quotidianità. In questi anni che ha iniziato nel 91, quindi ne sono passati veramente, sì, veramente, veramente tanti, qual è il momento, ecco, ricordando questa avventura incredibile, qual è un momento, porca vacca, in cui ti sei detto: minchia, che cosa sto vivendo? Cioè, ne avrei vissuti veramente no, tanti. No, ce ne sono. Beh, uno forse che continuo a ricordare come un momento pazzesco della mia carriera e del mio lavoro è stato un concerto in Piazza del Duomo nel 1998. Ah, sì, mi ricordo. Con 100.000 persone vere che erano venute in piazza a vedermi, e io, quando sono salito su quel palco, non rendendomi ben conto di quello che stesse succedendo, ho detto: e adesso? Cioè, ho guardato lì, ho detto: cosa gli racconto a tutta sta gente qua? Però mi sono nello stesso tempo reso conto che quello era un momento da segnarsi, da tatuarsi addosso, perché sarebbe stato irripetibile. Io mi ricordo perché c'erano le pubblicità di questo concerto, c'erano tipo, è presente gli striscioni? Sì, sì, sì. Da tutte le parti, tipo, non so, tipo, è presente quelli che ci sono nei paesi? Sì, sai? Esatto, sì. Delle feste. Sì, delle feste dei paesi, però tutta Milano tappezzata. Allora, tra le miliardi di cose che hai fatto, avete deciso quest'anno, anzi, hai deciso insieme a altri due che comunque hanno fatto anche loro un sacco di carriera, di fare un pezzo
pezzo insieme, per cui sì. Max Pezzali, Neck e Francesco Renga si sono uniti poi anche per un tour, quindi si sono uniti. Esatto. In realtà appunto è stata proprio quella, il pretesto è stato il fatto di lavorare insieme a questa canzone, Duri da battere, e che ci ha fatto capire che in fondo queste tre voci, che tre strumenti completamente diversi come timbro, come estensione eccetera, potevano stare insieme. E magari dice, perché questa cosa qui non la trasportiamo anche su un palco? Questa qua era l'idea che ha fatto partire il tutto. Allora, abbiamo parlato di Duri da battere, siamo logorroici noi, potremmo stare a parlare per delle ore. C'è l'editore che dice, ciao Pierpa, c'è l'editore che dice, chi c'è? Ah, Max Pezzali fa chi? No! Allora no, basta. No. Allora, cioè, la base è due minuti e poi finisce, esatto, sai? Esatto. Vai su bianco, quando arriva il bianco dici... Oh, vuol dire che è successo qualcosa di grave. Forse ci siamo un po' allungatini. Allora, Duri da battere, appunto, questo brano che poi è inserito anche in questo disco, che assolutissimamente per chi, io che sono figlio degli anni 80, devo averlo, perché lo devo mettere quando voglio l'attimo, è presente di, sai, sono dei momenti in cui dici devo prendere la macchina e farmi un giro perché devo rilassarmi un secondo, sì allora, bisogna resettare, che cazzo dici di metto in quel momento lì. e io c'ho i miei must, sono Notorious B.I.G. fantastico, ok, e poi ci sono anche gli 883, meraviglioso, tra i miei must, con la cassetta di Nord Sud-Ovest colorata. Esatto, credo sei gialla, rossa, qualcosa del genere, colorata, per cui andatevi a comprare questo disco, no, oggi, domani, perché uscirà domani, e troverete appunto anche questa canzone, Duri da battere. Ascoltiamola, vai, eccola qua, Max Pezzali, Neck e Francesco Renga, e poi torniamo tra poco, la logorrea continua, ecco, non finisce di certo qua. Eccoci. Bene, siamo in diretta anche. Eccoci. Sì. Insomma ogni 5 parole adesso. Prima era ogni parola. Ah, ecco, vedi, c'è un po' di ritardino. Cazzo, Pierpa, sì, eccoci. Ciao! Adesso ci siamo, ecco. A Pierpa gliene ho fatte di tutti i colori, ragazzi. Pierpa, veramente, sei sopravvissuto, no, a me. Cazzo, sono due camere. Ah, una è una, perfetto. Due. Adesso dove stai? Abiti... Pavia, vicino a Pavia, tra ritornato, perché per un po' sono stato a Roma, adesso mi sono... Cazzo, io ascoltavo una band di Pavia che si chiamava DDI Hardcore Pavia. No, fantastico! E poi c'era un'altra band che si chiamava... c'era un pezzo che faceva... Mi sono innamorato di un amoretti da 66 e quando sono triste mi consola solo lei e quando vado in giro per le vie della città, moretti da 60... La... C'era uno... C'era un movimento sì, punk, sì, di Pavia. Ma anche perché lì, insomma, comunque c'è. Ossia, se non hai quel tipo di sfogo lì, a volte è dura. Perché purtroppo è una città che risente troppo della vicinanza con Milano. Quindi, però sei tagliato fuori. Sì, cioè, sì, alla fine sei talmente vicino da essere troppo lontano. Sì, che anch'io, che 23 chilometri da Milano, mi ricordo quando ero piccolo, andare a Milano era... Andiamo a New York. Sì, era quella roba lì. Perché è difficile poi anche essere accettati, sei sempre provinciale, sei sempre quello che si veste come l'anno prima, tutte quelle robe lì, quando sei ragazzino, prima di internet, era quella roba lì. Invece hai visto la partita d'Italia? Ahimè sì. Eri allo stadio? No, l'ho vista a casa perché non avrei retto, cioè quelle partite lì, sì, ti viene voglia di scendere, fai delle cose... Sì, non diventi più tu. No, non sei più tu, sei una bestia, sì, disumana, e credo che sia uno dei momenti più bassi, sì, che abbiamo mai visto, che io mi ricordi, ecco, calcisticamente. E là, ieri parlavo con Sconcerti, forse, chi ha avuto in diretta, però uno di questi opinionisti, sì, sì, abbastanza focosi, e lui diceva, ha detto una cosa giusta, diceva, guarda la nazionale degli europei, sì, qua dei giocatori apparentemente molto peggio di questi, certo, cioè, giocavamo in attacco con Pelé, avevamo, non sì, avevamo neanche Verratti, avevamo chi, avevamo sì, già con la G, non mi ricordo. Vabbè, sì, non già che, no, mi viene. Però spiegava, cioè, questa è una questione proprio di visione, di tattica, di sì, di che qua non c'era, cioè i giocatori comunque c'erano, per cui anche la questione del sì, comunque non sei inferiore alla Svezia, cioè ovvio, non sei uscito con la Germania. Ovvio. Duri da battere.
battere, duri da battere. Intanto stiamo parlando qua con Max Pezzali di qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Sì. Anche veramente noi due siamo pericolosi. Pericolosissimi per qualsiasi timer esistente al mondo. Immagino uno che viene a mangiare con noi. Sì, secondo me rischia di andare in bagno e di non tornare più a un certo punto per la disperazione. Veramente c'è l'asciugone proprio totale. Sì, sì, l'asciugone totale. Vero. L'asciugone totale. Allora, Max Pezzali è esattamente la storia degli ultimi 20 anni della musica italiana, insieme a tanti altri. Ha deciso di racchiudere appunto le sue canzoni che sono andate più alla radio dentro questo CD, doppio CD, che uscirà domani. Se volete prenotarlo da qualche parte, penso sia su Amazon, lo puoi prenotare. Sì, si trova su Amazon sicuramente, su, poi dappertutto. Negozi abituali. Quei due negozi che sono... Due, tre, esatto, perché isole comprese saranno tre. Dove compri ancora i dischi tu? Io sostanzialmente alcuni, specialmente certi vinili, li ordino online perché mi piace ancora avere proprio il copertinone. Tra l'altro di questo album facciamo uscire anche la versione in vinile strafiga natalizia, figata. Che è una cosa, quelle cose che ti danno piacere, danno piacere prima di tutto a chi le fa, poi speriamo anche a chi le... Però è tornata la voglia di avere qualcosa di unico. Sì, ma perché un oggetto, indipendentemente dall'uso che ne fai, è bello da avere, no? Quando un oggetto è bello, ci sta tutto, che tu lo metta su, che tu abbia un giradischi o meno, ecco, insomma. Però appunto io prendo i dischi soprattutto in vinile, ma per il resto poi sono diventato consumatore digitale, alla fine molto più veloce, occupi meno spazio. E poi per un consumatore di musica compulsivo come me vuol dire avere tutto subito, ce l'hai lì, non devi più andare a prendertelo, c'è già, cioè, quindi purtroppo indietro non si torna. Allora, Max Pezzali è avendo vissuto tu gli anni 80 a pieno, per cui sei proprio arrivato negli anni del consumismo totale, hai anche assorbito tutte quelle che sono le manie da collezionista possibili e immaginabili che può avere anche un ragazzo come me. Quindi sei appassionato di fumetti. Più America o più Giappone? Io sono vecchia scuola, quindi più America, più Marvel e DC Comics, diciamo. E poi tutto quel mondo lì, insomma. Moto. Motociclette, esatto. Mi piace molto, quindi moto. Fumetti, informatica personale sotto... Tecnologia. E, cinema d'azione, chiaramente. Quindi action movies e poi la loro declinazione magari più... più pesante. Hawaii mi piacciono moltissimo, mi piace l'America in generale, quindi mito dell'America prima. A proposito di Hawaii, ti sei visto? Ho visto l'altro giorno, adesso parlando di cazzi nostri, ho visto l'altro giorno il live di Elvis Presley a Maui, mi sembra di sì, non mi ricordo se fosse Non so se l'ha fatto a Maui o se era a Oahu. Che il concerto più visto nella storia, in assoluto, più di 1 miliardo di persone hanno visto in contemporanea quel concerto. È incredibile questa cosa. È un matto. Sì, un matto totale. Poi, cioè, comunque Elvis alle Hawaii è veramente come Elvis e Vegas. Cioè, sono dei momenti di kitsch imperdibili. C'è un altro momento bellissimo in questo speciale, te lo devo mandare, in cui i Beatles arrivano in America e decidono di incontrare Elvis Presley. Che è una roba che li odiava, peraltro. Sì, che li odiava perché era uscito Sgt. Pepper che gli aveva fatto il culo. Per cui, dice, dopo mesi, si accordano e quindi Elvis li vuole e dice, vabbè, li incontriamo a casa mia. Sì. Quindi c'è questo filmato dove ci sono i Beatles in un angolo, in una sala immensa, e aspettano lì delle ore l'arrivo del King, The King. Certo, che li fa aspettare. Elvis arriva vestito da Elvis, certo. per cui vestito da Elvis classico, si ferma in centro alla sala, si guarda avanti e indietro, dice, nessuno ha niente di interessante da dirmi, quindi vado via. E se ne va. Ma Elvis ha sofferto molto il colpo, l'impatto con i Beatles e con tutta la British Invasion di quel periodo, perché poi... al punto da voler collaborare con Nixon come agente infiltrato dell'FBI. C'è un bellissimo film. Bellissimo, Nixon, che è veramente stupendo. Vabbè, stiamo parlando di cavoli nostri, ricordiamo invece il motivo principale perché per poi cui la, siamo qui. La casa discografica che è la Sony, la tua... ovviamente dopo si incavola come una bestia. Invece siamo qua per ricordare appunto il disco, il nuovo disco di Max, Le canzoni alla radio, che esce domani. 17 novembre 2017. 7 nuove canzoni, l'abbiamo detto prima. Ci sono due CD,
19 tracce da una parte, 18 tracce dall'altra. Esatto. C'è anche un pezzo, diciamo così, rivisitato. Esatto, 7 inediti più uno che è quasi un inedito, quindi 8 cose nuove o più quelle che insomma che ci hanno portato fortuna in questi anni alla radio. Allora, ascoltiamo un pezzo che abbiamo già sentito, perché diciamo dà il titolo di questo album. Esatto. E conosciamo molto bene, eccolo qua, Max Pezzali, Le canzoni alla radio. E un pezzo così deve essere pompato alla radio, quindi alza il volume. Vai, alza il volume. Questa moda, cioè per lui figli dei fiori, cappelloni, questa roba qui era, cioè, inaccettabile. E poi di regola c'è un altro film documentario molto bello che spiega come la CIA ha sviluppato progetti legati all'arte americana e li ha trasformati in progetti globali. Poi di fatto c'era un talento immenso. Assolutamente. Andy Warhol, per esempio. Sì, sì, sì. Andy Warhol era un talento immenso, però poi giocando su... il valore dell'opera alla aste e nel corso sì, del crei tempo. Il caso, crei l'effetto mediatico di questa sì. roba e di fatto gli Stati Uniti per lungo tempo hanno dominato il mondo non certo. tanto grazie alle portaerei ma grazie sì. alla supremazia sì, artistica, no? Jackson, cinema, musica. Sì, poi sì, c'era anche profondo talento. Che... Sì, sì, sicuramente quello. Se no, non avevi materiale su cui costruire un niente, insomma. Però strepitoso. Sì. Ho fatto cose. Elvis, mi sono letto la storia perché una volta mi hanno chiamato. Cazzo, non so per quale motivo. Un'associazione di malati di Elvis. Mi ha detto: hai voglia di venire a presentare una serata in memoria di Elvis? Sì. Al Teatro Manzoni. Dico: vabbè, non abbiamo soldi. Dico: vabbè, mi interessa. Cioè, sì, sembra una roba talmente fuori che vengo. Sì, 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 certo. E sono andato a leggermi la storia di Elvis. Cioè, Elvis è tutto. È tutto. Primo rapper. Sì, sì, cioè, sì. Macchine d'oro, Rolls Royce, cinture, catene, diamanti. Certo, sì, sì. E lui, sì. E lui. 1 miliardo di copie vendute. 1 miliardo quella roba lì, il concerto, anche lì 1 miliardo di telespettatori. Ha rivoluzionato tutto quello che è la musica. Cioè, da lì è partito realmente un filone legato a tutta la commerciabilità della musica. Certo. Sì, 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 sì. E pensa che l'etichetta loro, che si chiamava Locomotive, mi pare, la prima etichetta aveva Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis. Sì, sì. Ma che poi all'inizio carriera... La moglie di Johnny Cash. June Carter, sì. June Carter Cash. Cioè, il... Tu immaginati che questi andavano in giro, cioè quando vedi quelle robe tipo Walk the Line che all'inizio sono in macchina insieme Elvis, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e un altro e facevano le serate loro, cioè guidavano loro sì, e andavano da un posto all'altro sì. spaccandosi chiaramente in ogni modo possibile e immaginabile per l'epoca e quella roba lì. Loro, cioè c'era nella stessa macchina la storia della musica, sì, la sì. musica più importante in quel momento che si spostava per Pazzesco. Le back roads dell'America profonda. Cazzo, Jerry Lewis lo odiava. Sì, ma lì era... Sì. Poi erano galli nel pollaio, roba sì. di... Invece Johnny Cash faceva i cazzi suoi. Johnny Cash sì, perché Johnny Cash poi è quello che da lì passa... Cioè, comunque... Lui, Johnny Cash, nella Hall of Fame sia del rock and roll che del country, che non è mai successo, non credo che ci siano altri che hanno questo doppio ruolo. E poi l'uomo nero, lui proprio, sta voce baritonale. Sì, ma il film Walk the Line è stupendo. Guardatelo se non l'avete visto, Walk the Line. Walk the Line formidabile. Veramente, 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 veramente. E ho anche Nixon che fa ridere. Nixon si fa ridere. Fa veramente ridere perché dici, ma... Perché alcune cose sono romanzate, chiaramente hanno dovuto riempire dei vuoti perché la conversazione erano solo loro due, nessuno sa che cosa si siano sì, detti. Ma tutta la lettera, tutto parte dalla lettera sì, che lui ha scritto veramente alla segreteria di Nixon dicendo io voglio collaborare con l'America in un momento così difficile, sono un patriota.
E Nixon dice, ma che cacchio gli facciamo fare? Sì, ma poi c'era anche, cioè vedo da, cioè il peso della musica una volta era, c'erano considerati dei coglioni. Cioè, assolutamente, Nixon, sì. Non sapeva neanche che cazzo era, no. Elvis. La, cioè, era una roba delle ragazze, esatto, roba delle ragazzine, le figlie, no? Quindi è la ragazza, è la figlia che lo convince a vedere. È pazzesco. Quando va all'aeroporto. Bene, allora vorrei partire... Beh, alle 4.30, beh, non c'è l'aereo per Washington alle 4.30. Ah, non posso decidere io che ora posso. Sì, perché lui era. Lui viveva in una bolla, no? Lui di fatto. Scusa, è la prima volta che viaggio, vabbè. Ma la pistola? Eh sì, la pistola, io la porto sempre dietro, la persona non uscirà. Sì, perché lui era US Marshal, sai quelle cose onorarie che gli davano, lui invece l'aveva presa estremamente sul serio. Sì, sì. Perché lui viaggiava sempre comunque con cose private, la prima volta che prende un volo di linea non sa come funziona. Sì, sì, sì. Undercover agent, cazzo, sì. Che ride. Che ride. Ma come mai? Perché io conosco i comunisti. Chi? Mi dica. I Beatles eccezionali. E invece l'altro film fighissimo è quello su Brian Wilson. Sì, Brian Wilson. Sì. Cacchio, io lì vorrei... perché lui poi Brian Wilson... È ancora vivo. Sì, sì, sì. Lui purtroppo lì è tutto un insieme. Cioè, a un certo punto è diventata proprio schizofrenia la sua. Cioè, roba di... Sì, 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 vedeva le cose. Però è una delle personalità più geniali della storia della musica. Lui, non mi ricordo, quando gli era partita la brocca, poi aveva fatto Good Vibration. No, il singolo dopo Sgt. Pepper. Sai che loro avevano, lui aveva fatto un disco, poi erano usciti i Beatles, erano andati primi in classifica in America, e lui aveva ascoltato il disco e ha detto... Non so se era quello, non mi ricordo. Sì, sì, sì. Ha detto, mica il cazzo, il disco hanno fatto questi. Io, no, questa è merda. Questa è merda, ripartiamo da capo e lì secondo me è entrato in un tunnel. Però alla fine dicono che adesso coi farmaci riesce a stare, cioè va in giro, non ha grossissimi problemi, però vede cose, voci, visioni, quella roba lì. Invece ho visto una figata della Madonna, Roger Waters, vabbè, Jenny, un altro. Non so se tu mi hai visto il live suo dove... Tu arrivi, cioè, solo video, sì. Ferma immagine di una strada di Londra. Parli, vai a prendere un panino. Sì, sì, sì. Dopo un po', dopo 20 minuti, passa uno. Dopo 30 minuti si apre una finestra. Poi senti un cazzo di suonino che da minuscolo incomincia... Allora, Sì, 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 sì. Niente. Dopo 40 minuti quella scena si anima e quel suono è il primo suono del primo pezzo. Cioè, ma lì sono quelle robe troppo fighe, cioè concettuali ma grosse, cioè. Ma è bello, cacchio. Però lì era ancora un'epoca in cui, cioè, quelli venuti fuori dagli anni 60-70 avevano ancora quel coraggio gigantesco di osare dove nessuno... Oggi, meno male, hai già visto tutto. Cioè, qualsiasi cosa uno faccia, è difficile non passare per... ma coglione, quello l'ha già fatto quell'altro 30 anni fa. Infatti c'è il minimalismo, che nella musica c'è Ed Sheeran. Sì, fa esatto. Thinking Out Loud, chitarra e voce, fa Love Yourself, Justin Bieber, piano sì, e voce. Sì, sì, esatto. Alla fine... È una strada, perché dici, cacchio, cosa posso fare di più, no? Ritorniamo un attimo all'ABC. Guardavo anche, ho studiato per Purpose la promozione che ha fatto Justin Bieber, che è completamente contro ogni tipo di sistema classico discografico. Sì. È uscito in 2 mesi con 7 brani. Sì, 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 sì. 7 brani, 7 video, 5 video. Per cui anche l'idea del singolo, l'idea del... Siamo qua, no, aspetta, devo aspettare 6 mesi, aspetta. Sì, 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 si è un po' invertita. Cioè lì è... Poi il vantaggio di Justin Bieber è che è talmente alto il suo peso specifico come personaggio, sì, che se lo tratti come un artista normale, sì, sì, lo spegni. Questo... Cioè devi trovare una cosa diversa. Collaborazioni, veramente la musica... Per me sta vivendo un momento di fertilità incredibile. Assolutamente, assolutamente. Mi piacciono veramente, c'è un pacco di roba bellissima. Sì, sì, sì. No, c'è fermento, c'è un sacco di roba cose. E c'è la capacità anche di, secondo me, ci sono un sacco di cose tipo l'esplosione della trap, tutta quella roba lì, quei suoni lì, che da una parte
è un elemento ritmico molto riconoscibile, in, le note ripetute in 32esimi, in alcune, tutta quella roba lì. Però poi dall'altra c'è anche la ricerca del, del minimalismo, sì, però fatto figo. Cioè, che è una cosa che va contro anni di... Hai visto il tour di Kendrick Lamar? L'hai visto? No, no. Io sono andato a vedere Kendrick Lamar e sono andato a vedere Pablo Tour. Sì? Hai visto il palco? No. Neanche di Kenny, eh? Pablo Tour non l'hai visto? No, 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 non l'ho visto. No, no, non sono riuscito ad andare a nessuno... Sei pronto? E tu dici qua. Stefano, sono in diretta, ti richiamo io, ti richiamo io. Ciao. Godi. Guarda qua, eh. Capisci? Spaventoso, bellissimo. Guardate qua. Praticamente il palco è un'astronave che viaggia sulla gente. Bellissima, un'idea pazzesca. Per cui lui dice, diciamo, il lancio è stato, io non voglio tribuna, non voglio, è un dance floor. Sì. Ok? Bene, io sono sopra di voi che vi faccio ballare. Tutti i biglietti costano uguale. Pazzesco. Lui pazzesco. È attaccato, quindi questa fa così, fa così. Sì, sì. Ma figata, guarda. Pazzesco. E alla fine dice un'idea, cioè... E Kendrick Lamar è bianco il palco, con tutte luci di taglio così, sì, solo lui, il palco si apre, si chiude così, si chiude, si apre. Sì, sì, la roba è, ma... perché è minimale, però, cioè minimale perché sembra poca roba, sì, in realtà è più roba di quello sicuro, che... Sicuro, vabbè, poi hanno anche figa la possibilità di farlo, che... Di merchandising a data, lui fa 300.000 euro, dollari di merchandising a data. Sì, cioè, è più di un... Cioè... Mika, It's My House su Radio Kiss Kiss nella generazione C. Mika è un artista straniero, di fa libanese, francese, famoso anche in Italia. Tu, a proposito di stranieri famosi in altri paesi, se, la tua musica è mai uscita dall'Italia? No, 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 mai, mai. Hai mai cercato di farla uscire? No, cercato no, ma perché poi bisognava, cioè, ho fatto un tour con aprendo i concerti di Eros Ramazzotti in Germania tanti anni fa, però poi l'abbiamo abbandonata lì. Insomma. Perché devi spendere tempo, devi... Sì, devi a un certo punto scegliere se vuoi andare avanti in Italia o se sei disposto a spendere un anno della tua vita a cercare fortuna all'estero, no? Quindi sai, alla fine, o secondo me, o parte tutto insieme quando sei inizio carriera, ma conquistare l'estero quando ormai sei già lanciato in Italia diventa complicato. Ovvio, ovvio. E poi in 100.000 ci provano. Già in Italia è complesso farlo. Sì, lì. Esatto. Figurati, già è. Poi, figurati, poi se devi andare diventa... Figurati all'estero. Abbiamo parlato prima di una cosa che mi piace molto, appunto, di Max, che è questa concezione delle anti-divo, cioè di una persona che mette in scena la sua normalità, che però diventa speciale. Poi nel corso del tempo, alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, al giorno d'oggi è realmente così, cioè ce ne sono veramente, penso nello sport, Federer, sì sì sì, cioè uno senza nessun tipo di vizio, sì sempre. Certo, cioè uno... Sì. Se lo guardi dici, boh, non ha il grande, non è il physique du role del grande, sì, e poi sì, in realtà sì, è più sì, grande sì, di tutti i tempi, non è tipo McEnroe, esatto, sì sì, o sì, lo stesso Messi, ecco, assolutamente sì, ma perché poi io credo che sia una questione di seguire le proprie attitudini, è inutile voler assomigliare a un modello se tu non sei quella roba lì, devi essere te stesso e se hai fortuna piace quello che sei. Tanto comunque se avessi dovuto recitare sarebbe andata male, in qualche modo, perché c'è qualcuno che recita meglio di te, no? Non so come dire. Allora, ritorniamo indietro al 1991, cioè al momento del Big Bang. Sì. Io mi ricordo ancora il giorno in cui c'è stato lo switch, cioè il giorno in cui è accaduta quella cosa lì che poi ha buttato giù un domino di cose, sì, che hanno fatto cadere tutto il resto. Ecco, qual è quel tuo giorno lì? Qual è il giorno in cui è caduto il primo domino? Il primo domino è caduto, secondo me, quando... io ricordo proprio il momento in cui io facevo... Alla fine del 91 facevo stavo finendo il servizio civile, insomma, l'obiezione di coscienza in Croce Rossa, no? quindi ero in giro. Sono arrivato in studio con ancora la divisa della Croce Rossa, sembrava uno che doveva venire a prendere un paziente da qualche parte, in realtà era...
E in quindi c'era tutta questa concitazione, finiamo, facciamo, eccetera. Quando mi ricordo di me che entravo in studio, citofonavo, entravo in studio e cominciavamo ad avere del primo album di Hanno ucciso l'uomo ragno fatte 6 canzoni, eravamo 5-6 canzoni e lì ho cominciato a vedere la luce, ho detto ecco qui abbiamo in mano qualcosa, sta per succedere qualcosa, non so cosa, magari non arriverà da nessuna parte, ma lì ero convinto che quando ho visto me stesso vestito da Croce Rossa però con già canzoni pronte ho detto porco Giuda, questa cosa potrebbe funzionare, può succedere qualcosa. Poi in questi anni ovviamente la carriera artistica di tutti è un'altalena, è una sorta di montagna russa, certo. Quindi dei momenti di massimo successo, poi dei momenti di ricerca, poi dei momenti in cui pensi che le cose vadano bene e invece vanno male, dei momenti in cui pensi che vadano male invece vanno bene. Però fortunatamente tu facendo musica tutto passa dalle canzoni, assolutamente. Le canzoni sono le cose che poi fanno rivivere magari un passato che qualcuno si è dimenticato. Certo. Io mi ricordo quando è uscita questa canzone che adesso ascolteremo nel 2013, L'universo tranne noi, è successo qualcosa di particolare. Cioè, ok, gli 883 c'erano, Max Pezzali c'era, aveva fatto un pezzo di storia della musica italiana, dopo un po', insomma, si era rallentato un po', esatto, il tutto. Esatto, sì. Dopodiché è arrivata questa canzone che in qualche modo ha fatto risorgere, ha riacceso qualcosa, il fuoco. Questo pezzo è un cazzo di capolavoro, cioè. Grazie, no, ti ringrazio. È una canzone che era nata così un po' per caso, arca miseria, però un po' tristina, c'è il ritornello che comincia in minore, ma chissà, invece poi alla fine... Che per Max Pezzali il minore è quasi impossibile. No, il minore è quasi, cioè proprio il diavolo, hai capito? No? Tu sei come Bryan Adams, cioè sì, che non c'è una canzone in minore nella mai, sua vita. Cioè mai. Proprio lo evito come la peste, e invece qui era nata così, e quindi ho detto speriamo, invece poi è andata bene. Ascoltiamocelo questo capolavoro di Max Pezzali, appunto L'universo tranne noi, poi c'è stato un tour subito dopo questa canzone, tour incredibile che ti ha portato in tutti i palazzetti possibili immaginabili, facendo Esaurito a destra e a sinistra. Ascoltiamocela, eccola qua. Sì, però è un minore. Sì, cioè, no, ma proprio... quando arriva, brum, lì arriva, quando parte il ritornello parte blam, cioè si minorizza, le dico figa, però il ritornello col minore porta una sfiga, e invece poi Bryan Adams non ha mai fatto una canzone in minore. È perché non ce l'ha, non c'è. No, non ce l'ha. Perché a volte, cioè specialmente se parti, cioè quando parte un ritornello, minchia, il ritornello deve aprire, se chiude, e invece qui alla fine è andata. Poi alla fine è una questione di suggestioni, perché poi le canzoni fanno un po' i cazzi loro, cioè nel senso che a volte sono contro ogni logica da tavolino, insomma. Le canzoni sono come i fiori, nascono già con le parole. Sì. Che veramente. No, ma però è incredibile quanto fortunatamente poi tutto passi sempre dalla musica. Cioè, sì, alla fine puoi raccontare il cazzo che c'è, però poi magari appunto la canzone fa lei una roba che tu con 100 anni di promozione non potevi fare, cioè scatta un meccanismo che... Ma è uscito d'estate questo pezzo? Era uscito, sì, d'estate, sì, primavera, estate, una roba del genere. Ed era, praticamente da solo ha fatto tutto, cioè ha riacceso tutto, così. E lì era... Sono quelle robe strane. E poi questa canzone qua si sente che... Cioè, c'è il vissuto, Poi ogni tanto le cose ti vengono fuori anche senza viverle, ma poi quando le vivi... Sì, ma quando le vivi è di più, cioè nel senso che sì, è un po' di più. Quando le vivi cacchio riesci veramente a buttarci dentro le fotografie reali che servono per fare in modo che... Ma tu non hai molestato nessuno? No, sai che pensavo... No, a proposito di sta roba qua, parliamo di sta roba qua che poi... Sai che ho pensato... Su Facebook, no? Sì, no, cioè, stavo pensando... Non hai molestato. No, stavo pensando che... Vabbè, noi maschi siamo marpioni, cioè, sì, ok, ce l'abbiamo. Sì. Però, cazzo, quando una non c'è... Cioè, io mi approccio, già capisco, no, guarda, non ce n'è... E difficilmente poi... io provo a baciarti. No, certo, ecco. È ovvio. Ma ho paura di fare una figura di merda. Ma poi soprattutto ti smonti talmente tanto del non avere avuto alcun tipo di riscontro che... No, scusa, io stavo guardando di là. Cioè fai finta, hai capito, di essere da un'altra parte. È tutta una roba che non... Succede?
per cui boh. Ah, ma purtroppo sono tempi, però boh, forse meno male che... Davanti a me devi fare il pisello. Eh sì, siamo in diretta però, cazzo. Vabbè, ma quello lo sanno che sono avanti. Ma se Pier... A un certo punto ero con Pierpa in macchina e io mi divertivo, un cretino. Mi divertivo a farlo incazzare. Certo. E lui si incazzava come una bestia quando scorreggiamo. Sì, no, ma sì, io, però dice strano, no, però è vero che... sì, certo. Per cui ascoltavamo i Dashboard Confessional, mi ricordo, sì, sì. Per cui emo a palla e poi io pram, e sì, avevo 20 anni, ero un cretino, pram, che è molto lui. Emo e lui chiama, adesso chiamo Claudio, adesso chiamo te, mi mangiava benissimo, solo cose sane, certo, certo, chiaro. Sì, sì, ce l'ho qua, ce l'ho. Ah, eccoci qua. Capolavoro Max Pezzali, l'universo tranne noi, lo trovate in questo disco, le canzoni alla radio, uscirà domani 17 novembre 2017, ne abbiamo parlato insomma fino adesso, due bei cd, 18-19 tracce, 7 tracce nuove, tra cui due ne abbiamo ascoltate prima, esatto. una bonus track, una chiamiamo... bonus track, diciamo, sì, esatto, sì. Così. Insomma un bel disco pieno da, sì, regalare a Natale, cioè a Natale fatevi questo regalo o regalatelo a qualcuno, esatto. Come succede al giorno d'oggi, che è una cosa che a me piace molto, è l'in-store, mi piace, sì, mi, sì, piace, a parte che io amo chiacchierare con la gente, quindi fammi chiacchierare con qualcuno, io sono felice. Tutti i cantanti si prestano a fare una roba che in America accade da 30 anni, certo. No? La prima volta che sono andato a New York c'era una fila della Madonna, dico cosa sta succedendo lì dentro, sì. No, c'è Michael Jordan che firma i libri, dico, meraviglioso, ma che cazzo state dicendo, ma non è possibile, sì, certo, e poi fai Michael Jordan, sì, che firma i libri, no, e invece MJ, e invece lì succedeva e adesso succede anche in Italia, quindi tu ti farai un bel in-store tour, sì. Parti come tutti gli store del mondo in Italia, discoteca laziale, cioè partono tutti, sì, di... sì, 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 discoteca, sì, laziale domani, sì, domani pomeriggio, poi il 18 sei a Firenze, Galleria del Disco, il 19 sei a Torino, ovviamente sempre novembre, sì, alla Feltrinelli, il 20 sei a Marghera e il 21 sei a Parma al Media World, il 22 sei a Napoli a Feltrinelli, il 23 sei a Milano a Piazza Duomo Mondadori, esatto, quindi cui... chi capita da queste parti in queste varie località mi venga a trovare, che insomma me lo scappa anche, scattano anche magari un paio di chiacchiere, un paio di chiacchiere e un paio di autografi e poi tornare a casa alle 4 di mattina, ogni, esatto, ogni mattina. Io ti ringrazio Max di essere stato qua, grazie, con noi, grazie finito a te, torna quando ti pare, guarda, è sempre un piacere, al di là del lavoro è sempre un piacere vedersi a chiacchierare, grande grazie, grande Max, grande Max Pezzali, un applauso, grazie, oh yes. Noi andiamo avanti qua con la nostra radio, con la Generazione C. Tra poco ritorniamo qua in diretta con il New Kiss, ma nel frattempo andiamo con un po' di musica. Vai la grande, Paolino, alza il volume, vai.